sono Cristiano, sono il papà di Maria Silvia e ci alleniamo qui all'MTA. Abbiamo incontrato un clima veramente eccezionale e siamo veramente contenti e orgogliosi, diciamo, di partecipare a questo progetto. Ci raffrontiamo un po' con tutti, maestri, preparatori atletici, però come maestro di riferimento noi abbiamo, diciamo, Massimiliano, che è poi il titolare dell'Accademia, con il quale abbiamo creato un progetto pluriennale su più anni e su più livelli per la crescita sportiva e tecnica di mia figlia Maria Silvia. Diciamo, noi ci mettiamo l'impegno, ci mettiamo il tempo, e Massimiliano e la struttura ci mettono la passione e la tecnica, perché solo così praticamente tutti questi impegno si traduce in un progetto, in una crescita, invece che in un sacrificio. Ecco. Tendono a rispettare i tempi di apprendimento di ogni singolo ragazzo, non c'è l'esasperazione proprio del risultato a tutti i costi. È chiaro che ti insegnano a giocare bene a tennis, a migliorare, tutti migliorano, quindi poi il sistema, diciamo, da un punto di vista tecnico è buono, però non c'è quell'esasperazione di devi vincere, perché ognuno ha i suoi tempi e ognuno deve mettere, diciamo, nel suo bagaglio, diciamo, tecnico tutte quelle informazioni, tutte quelle nozioni che poi gli servono anche un po' più in qua, quando poi il tennis sarà molto più importante. Da una parte c'è una individualità nel progetto, perché ognuno ha i suoi programmi, ognuno ha i suoi progetti. Poi però è molto importante anche, diciamo, un'attività di gruppo, perché uno sport individuale come il tennis rischia che poi, diciamo, l'atleta si isoli un pochettino in quello che è il suo mondo e non interagisca come in altri sport magari che sono più di gruppo, può essere la pallavolo, nel calcio e quant'altro. Invece qui hanno fatto un discorso proprio di allenamento, come dicevo prima, in cui tutti si allenano con tutti e quant'altro, ma poi anche il clima tra i ragazzi fa sì che sono diventati amici, discutono, parlano di tutto. Cioè, mia figlia, io la vedo felice di venire qua, perché oltre a trovare il suo mondo per lo sport che gli piace fare, trova anche, diciamo, un gruppo di amici e di amiche, diciamo, ecco, fa sì che, come dicevo prima, non è un sacrificio, ma diventa proprio la voglia di venire qui per stare insieme, per divertirsi e per imparare e per giocare a tennis, che poi è il sogno di ognuno, è quello di diventare una importante tennista. Ecco. Durante il giorno, proprio questo sistema di far sì che le persone, le ragazzine più forti si allenano con quelle più deboli, riesci a ottenere un'elasticità che consente all'atleta in particolare di integrare lo sport con tutto il resto della sua vita. In questa età specialmente non c'è soltanto il tennis, c'è la scuola, c'è l'amicizia, e tu riesci, organizzandoti bene, a gestire appieno tutto. E lei praticamente ha anche molti bei voti, la media molto alta, proprio perché la sua struttura giornaliera è questa. Lei va a scuola la mattina, arriva a casa, studia, poi viene qui, fa le sue ore di allenamento, doccia, va a casa, studia, magari ceniamo, dopo cena, e così tutta la settimana per 5 giorni. Questa tipologia, diciamo, anche di organizzazione serve anche non soltanto per il tennis, proprio serve per prepararti alla vita. In macchina dopo l'allenamento solitamente, diciamo, ecco, si parla un po' della seduta, senza dubbio, perché di tennis è impensabile non parlare, ma non solo di quello, si parla anche di per esempio c'è stata la recente nascita, no, del bimbo di uno dei maestri, allora magari è un evento bello e si parla di quello, oppure magari qualche amica sua magari ci ha avuto problemi a scuola, oppure una cosa bella e si condivide questa cosa proprio. Cioè, noi a casa facciamo questo tipo di analisi, ora ci raccontiamo le cose con mia moglie, con mia figlia, e qui praticamente succede la stessa cosa. Ecco che quindi trovando un ambiente molto simile a quello che io trovo anche e che voglio per la mia famiglia, è normale che poi, diciamo, ecco, tutto va avanti molto più, in modo più lineare. Ecco. L'attività agonistica è enormemente impegnativa,
perché per il ragazzo è chiaro che è, diciamo, stimolato dal sogno, no? E quindi è chiaro che i ragazzini si impegnano tanto e passano tante ore al giorno e integrano questa cosa con tutto, diciamo, il resto della propria vita. La famiglia, tanto non vi nego, è un impegno principalmente anche economico, perché comunque sia questo è uno sport, quando viene fatto ad alti livelli, chiaramente anche diciamo un impegno economico per la famiglia, ma soprattutto è un impegno a 360 gradi, perché in un contesto agonistico dove d'inverno ci sono gli allenamenti e meno se ne saltano e meglio è, d'estate poi ci sono tutti i tornei in giro per l'Italia, le vacanze, l'organizzazione delle feste, i weekend, quindi è tutto incentrato su questa cosa. Però se voi mi chiedete è un sacrificio, io vi dico no, perché la volontà che c'è dietro di mia figlia e la determinazione è giusto che venga alimentata il più possibile da parte anche di noi genitori, perché se può diciamo, ecco, realizzare questo sogno, per noi praticamente poi diventa anche il nostro.